La sentenza del Consiglio di Stato che ha sospeso l'efficacia del TAR, dell'ordinanza del TAR, ci siamo messi subito a rilavorare, perché noi vogliamo fare gli atti nell'interesse della città di Bellizzi, come abbiamo fatto in questi mesi, lavorando in silenzio, turando e parando le buche e le eredità pesanti che ci hanno lasciato, i debiti, gli espropri, i deficit di cassa, i debiti della società di cooperazione e sviluppo. Noi abbiamo, i primi due consigli comunali, abbiamo riconosciuto 1 milione di euro di debiti fuori bilancio, i debiti fatti da loro. E adesso stamattina che cosa abbiamo ricevuto? Abbiamo ricevuto una nota in cui venivamo invitati, andando alla prefettura, a chissà che più altro componente organo, di non fare il consiglio comunale di domenica, perché noi siamo solo in carica per l'ordinaria amministrazione, ma noi siamo in carica nel pieno dei poteri assoluti. E sulla base di questo principio, domenica alle 10 abbiamo convocato il Consiglio Comunale, approveremo il bilancio di previsione, approveremo il salvataggio della società cooperazione e sviluppo. Lo facciamo perché siamo responsabili. Siamo responsabili perché pensiamo che i danni che loro hanno fatto, gli scempi che loro hanno fatto, dovrebbero essere pubblicati ufficialmente, e noi lo faremo. Lo faremo perché domenica diffonderemo i dati ufficiali della società con dei debiti pesanti, parliamo di oltre 1 milione di euro tra 130.000 euro di perdita e 893.000 euro di debiti che la società ha. Debiti che sono verso per i tributi, debiti previdenziali, debiti verso le banche, debiti verso i fornitori, circa 150.000 euro di fornitori locali, di Bellizzi, che hanno dato la merce a questa società e che aspettano di essere pagati. Allora, rispetto a questa cosa, rispetto al fatto che non ci sentiamo la responsabilità di conservare il posto di lavoro alle persone, persone che probabilmente non ci hanno votato, ma persone rispetto alle quali noi ci sentiamo l'obbligo morale di continuare questa esperienza, ma dicendo chiaramente di chi sono le responsabilità. Il giorno del Consiglio Comunale manderemo le carte alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Responsabili sì, ma fessi no. Allora, questo tentativo di bloccare il Consiglio Comunale affonda le radici anche rispetto a questo, cioè il fatto che loro non vogliono che questi conti e questi debiti emergano all'esterno e siano evidenziati agli organismi deputati. Noi lo faremo consapevolmente e lo faremo perché la città ha bisogno di certezze e di risposte chiare. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, domenica mattina alle 10 abbiamo la convocazione, vi preghiamo di essere tutti presenti, di fare il passaparola, perché è importante che già dalle 9 del mattino occupiamo i posti dell'aula consiliare, perché è un Consiglio Comunale della chiarezza e della verità. Poi seguirà dopo il Consiglio Comunale un comizio pubblico. Comizio pubblico perché adesso siete i militanti, le persone che partecipano attivamente alla vita del movimento, ma è giusto che un comizio venga fatto perché la gente, tutta la gente, anche che non ci ha votato, deve sapere come stanno le cose, devono sapere chi hanno con chi hanno a che fare, persone che passano sulla pelle, sulla vita delle persone semplicemente per affermare il loro ego e la loro posizione personale. Quindi giovedì
giovedì alle ore 18:30 qui in Piazza Europa faremo un comizio pubblico, un comizio che servirà per dire in maniera chiara anche alla città come stanno le cose. Quindi l'invito è a partecipare in massa al Consiglio Comunale. Loro parteciperanno, non parteciperanno, è comodo non partecipare. Se non sono dei vigliacchi devono venire in Consiglio Comunale a confrontarsi, a prendersi la loro responsabilità, a vedere se votano sul salvataggio della società. Quindi domenica alle ore 10 il Consiglio Comunale e poi tutti insieme al comizio pubblico di giovedì alle ore 18:30. E adesso passo la parola al sindaco.